Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene ragazzi, se ne andiamo a commentare la partita appena terminata, Pisa su Tirol, dove ha visto il Pisa capitolare per una rete a zero contro il Sud Tirol. Sud Tirol, una formazione in definitiva che non fa altro che fare il pullman. Fare il pullman e gioca sulle ripartenze. Si sapeva già che era questa formazione tirolese, bolzanese, diciamo così, ha questo stile di gioco. Giustamente, lo stile di gioco di Pisa, questo stile di gioco sta pagando, perché fondamentalmente questo stile di gioco sta pagando. Cos'è che non è andato oggi? Non è andato oggi che siamo scesi in campo poco lucidi, con la mentalità sbagliata, totalmente sbagliata, per affrontare questa formazione del Sud Tirol. E io dico la verità, anch'io quando ho visto la formazione non mi dispiaceva. Ecco, non mi è dispiaciuta. Io non avrei messo dentro De Vitis titolare sicuramente, e poi la coppia di attacco, cioè gli Ozzi, Moreo e Mario Tandietro, a me mi è sempre piaciuta, o meglio, avrei avuto piacere di vederla, e oggi il mister mi ha accontentato, diciamo così, tra virgolette, ma io la prendo a ridere, la prendo a ridere per non fare altro, cioè nel senso, tanto è inutile. Nicolas ha poche colpe sulla rete. Nicolas ha poche colpe. Steves poteva essere un po' più incisivo. Ras, bene. Ras alla fine è uno che oggi ha detto la sua. Barba ha fatto una bellissima prestazione al Genoa, al Ferraris. Oggi niente da fare, tabù. Quindi la colpa fondamentalmente è di Barba, e Bellardinelli se ne vede bene, approfitta e insacca la rete, 10 minuti più o meno. Questo non andava, non doveva essere così, doveva essere il contrario. Quindi poi noi con una squadra ostica come il Sud Tirol, che fa barriera, perché ti lascia giocare fino alla tre quarti, dopodiché non passi più. Abbiamo visto, non passi più perché schiera praticamente tutti davanti all'area e non c'è niente da fare, non ti dà modo di giocare. Quindi passa a te che passo io, la passa a te, te la ripassi a me, e poi quando arrivi a tirare, cioè tiri inconcludenti quando va bene, e altrimenti abbiamo visto quando finisce sulla coscia di Tizio, quando finisce sulla coscia di Caio, quando la prendono con la punta, insomma alla fine non ti permettono di arrivare a segno. Perché? Perché stanno tutti lì davanti e giocano appunto sulle ripartenze. Va bene, e detto questo, oggi Torino mi è piaciuto nella maniera più assoluta. Poi è entrato, poi dopo è stato sostituito. È stato sostituito da Gargiulo. Ma insomma, è troppo frenetico. Insomma, forse un po' più di ragionamento ci sarebbe stato forse meglio. De Vitis non mi è piaciuto per niente. Poi è entrato Tramoni. Ma vivacità, sì, nel gioco. Ma poi quando si arriva al dunque, niente da fare. Nagy bene. Io non capisco perché è stato sostituito Nagy. è stato inserito Masti, in un momento si prende il secondo gol. Cioè, come volevasi dimostrare. No, ma mamma mia. Ma poi uno dice non deve... Ma come si fa? Ma questa è l'evidenza. Ma è l'evidenza. Va bene, andiamo avanti. Marutan. Bene, Marutan. Mi è piaciuto come al solito. Bene. Marutan. Moreo. Così e così, insomma, non è un finalizzatore. Abbiamo visto oggi che alla fine non è un finalizzatore. E ha avuto qualcosa ha fatto Moreo. Gli Ozzi non mi è piaciuto, zero. Gli Ozzi non mi è piaciuto niente. Masucci, quando è entrato, ha dato la sua per quello che ha potuto, ma poco tempo per incidere, 10 minuti scarsi. Poi ovviamente su Tirol non ha fatto altro che perdere tempo, eccetera eccetera. Insomma, solita minestra di Bisoli, né più e né meno. Però questa minestra frutta, perché poi alla fine
Hanno portato a casa 3 punti. Sono in alto, buon per loro, cioè, insomma, alla fine. Andiamo a vedere il tabellino. Tiri totali 27 per noi, 27. Tiri totali, 4 per il Sud Tirol, tiri in porta 5 noi, 3 dice il tabellino, ma per me sono 2. Questa è stata la partita. Sì, cioè, hai tirato un porta, per amor di Dio. Hai tirato un porta, o meglio, nello specchio, perché poi i tiri totali sono quelli, ma sono finiti quando a destra, quando a sinistra, insomma, e poi quello che ho detto prima. Sono stati anche fortunati. E poi l'episodio che secondo me, era dentro, non era dentro, si può dire, si può fare, però non appelliamoci, insomma, al singolo episodio. Guardiamola in toto la partita, guardiamola in toto. Un approccio sbagliato, una mentalità sbagliata, e quindi questa è la situazione. Quindi noi in 4 partite abbiamo perso punti importantissimi, sia contro il Cittadella sia contro il Sud Tirol, perché poi siamo andati a pareggiare a Genova, bene così, e poi abbiamo pareggiato a Como, perché all'ultimo secondo del minuto di recupero hai preso la rete del pareggio. Quindi stiamo già buttando via punti inutilmente, e risiamo lì. Non va niente bene, secondo me non va niente bene. Quindi è che noi abbiamo la nostra squadra è una squadra che secondo me doveva essere molto molto, ma molto più su. Noi dovevamo essere a posto del Sud Tirol, non il contrario, ma così non è, perché nel calcio si fanno altri tipi di discorsi, altri tipi di ragionamenti. Alla fine questo è il discorso. La partita oggi approcciata male, sotto tutti i punti di vista. Speriamo di riprendere in mano il centrocampo, perché se no la vedo veramente veramente dura. Bene, io vi ricordo che lunedì ci sarà la trasmissione. Noi siamo Nerazzurri, quindi sintonizzati qui sul canale. Ci sarò io, ci sarà Matteo, ci sarà Giovanni e Maurizio. Che dire più, ragazzi? Io vi ricordo una cosa: il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima.